Mister, vittoria preziosissima su un campo difficile contro una squadra ostica e con una prestazione molto importante, soprattutto per praticamente l'intera durata del confronto. Sì, sì, per 85 minuti, 86 minuti siamo stati perfetti. In tutte e due le fasi abbiamo fatto benissimo, l'abbiamo interpretata alla grande. La partita contro una squadra che sapevamo che veniva un momento di difficoltà, però una squadra organizzata, che non ci ha messo in difficoltà, ma per merito nostro, non per demerito loro. Poi gli ultimi 5 minuti un po' la partita, la dinamica della partita un po' è cambiata con quel gol fortuito sul 2-1, poi ci sta che ti viene un po' di paura, ci sta soffrire, però penso che la vittoria sia strameritata. In settimana, soprattutto alla vigilia del match, dopo le due disattenzioni con la Cinitonese, chiedevi più attenzione in difesa e non ci sono state sbavature e soprattutto cinismo in attacco, e la squadra è stata quanto mai cinica oggi. No, oggi sono stati perfetti in tutte e due le fasi. In fase possesso e in fase non possesso. In fase non possesso sono stati molto intelligenti nel far giocare loro e di creare lo spazio di tre spalle ai difensori una volta che riconquistavamo palla, e l'abbiamo fatto alla grande. E poi in fase di possesso i ragazzi hanno giocato una buona partita, non un'ottima partita, ma secondo me un po' limitati per le condizioni del campo, perché è un campo molto, molto lento, non tanto perché era brutto, ma perché non è abituato sempre a giocare sul sintetico, la palla gira in modo diverso. Però sono stati veramente importanti. Poi dietro hanno fatto, i tre difensori hanno fatto una grossa partita, secondo me, contro due attaccanti forti, soprattutto Puntoriere e Barone, che sono veramente attaccanti di categoria. Oggi quanto mai questa squadra ha dimostrato di avere risorse importanti, perché a centrocampo hai dato un po' di riposo a Esposito, Messori da prima titolare e soprattutto anche altri giocatori sono ben distinti. No, oggi veramente era una grossa prova parte di tutti, soprattutto pure chi è subentrato ha fatto bene, perché non era facile subentrare una partita del genere. Però diciamo che i ragazzi veramente sono da elogiare, tutti quanti, dal primo all'ultimo. A me mi dispiace a volte non far giocare dei ragazzi che veramente durante la settimana si allenano a 2000, cercano di mettermi sempre in difficoltà. È normale che io sono allenatore e devo fare delle scelte, però credimi, questo è un gruppo veramente bellissimo, una famiglia, sta diventando veramente una famiglia, ci teniamo tutti, qua veramente vedi gente che va in tribuna e dentro lo spogliatoio poi festeggia come se avesse giocato 90 minuti. Questa è una grossa cosa, una cosa importantissima per cercare di puntare ad obiettivi belli. Serie utile che prosegue, secondo posto in classifica. Sì. Sono più contento della serie utile, il secondo posto, guarda, parlavamo prima a microfoni spenti, questo è un campionato difficilissimo, un campionato strano. Ogni partita c'è un risultato che non ti aspetti, quindi ti devi giocare le partite dal primo fino all'ultimo. Devi pensare domenica dopo domenica, poi fra 2-3 mesi vediamo dove siamo e poi tireremo le somme per cercare di puntare a degli obiettivi importanti.